Beh? Ah, musica, musica! Le batterie Samsung sono un po' scariche, mi stanno facendo impazzire! Che ne pensi dell'impianto audio? Mi piace! Niki, ciao! Ciao, ciao, ciao! Lui è il cagnolino dell'impresa agricola, dell'azienda agricola. Ciao, ciao, ciao! Sta messo un po' male. Pronti? Allora, ragazzi, mi dite che il petrolio lampante è un ottimo prodotto e sicuramente lo sarà. Molte morchie si sono staccate, ma purtroppo il fondo è ancora molto molto sporco. Guardate. Si vede. Ecco. Non so se vedete, è pieno di morchie. Era messo peggio. Chiaramente il petrolio lampante non va a disgregare e a sciogliere, e questa è forse la cosa che un po' poi mi ha fatto pentire di averlo scelto. Quindi cosa faremo? Prenderemo una mazza di scopa, attaccheremo la retina quella per lavare i piatti, e ci metteremo qualcosa. Perlomeno cercheremo di togliere tutto il grosso. Chiaramente non possiamo andare oltre le paratie, anche se ho visto e la situazione non è messa male oltre le paratie. Non riesco a farvi vedere, ma anzi sono abbastanza pulite, almeno ad occhio. Ragazzi, perdonate, ma per fortuna qui tira vento. E dopo che andremo a eliminare il grosso, perché comunque il petrolio lampante ha abbastanza scrostato il tutto, ma dopo che andremo a raschiare, a togliere tutto il grosso, ho deciso di acquistare un prodotto che ho trovato online. Ora stavo cercando il telefono. Un prodotto della Motor System, si chiama Puritank, e ho letto che questo prodotto viene usato soprattutto nelle stazioni di servizio, nei grandi serbatoi. Chiaramente si mette una quantità di prodotto in relazione al volume di gasolio contenuto, e va proprio a sciogliere, a disgregare e a purificare il gasolio. Quindi cosa faremo? Metteremo una tannica di gasolio da 20 litri, di quello che abbiamo eliminato, tolto, prelevato dal vecchio serbatoio, e metteremo questo prodotto, sperando che faccia quello che dicono. Ma adesso arriviamo alla parte più bella, l'infotea, quella che io sto aspettando da una vita. Peccato, dovevano esserci i pannelli attaccati. Amo, dobbiamo recuperare, eh? Mm-hmm. Ok? Ci guardo. Mettere delle staffe, ancorarlo qui. Sì, in effetti spazio per i piedi ce n'è. Ma calcola che tu col sedile sarai seduta molto più in alto, quindi i piedi arriveranno indietro, qua, proprio per stare comoda. Comunque, se te lo metto in alto così non ti dà fastidio, puoi mettere il piede anche sotto, no? Eventualmente, cioè, se proprio ti vuoi infilare a qualche... O comunque possiamo anche metterlo così. Forse così è meglio. Che dici? Sì, forse è meglio, sì. Ti piace di più? Non mi toglie lo spazio a livello orizzontale. Amici di YouTube, voi cosa consigliate? Soundbar. In un camion degli che anni carina. 80. Allora, l'appoggio momentaneamente qua. Ma comunque è figa, eh? Bella, sembra proprio fatta apposta. Non è particolarmente doppia. No. Però tanto non andrà montata lì. Questa stavo pensando di installarla qua, così, con i supporti in dotazione. Ti piace? Molto figa. Qua. Mi gusta mucho. In modo che siamo completamente avvolti dal suono. Perché qua e non qua? Ora vi faccio vedere. Finalmente vi mostro il cuore pulsante dell'infotainment del nostro camion anni 80. Anzi, vi mostro l'infotainment del nostro camion anni 80. Abbiamo Android Auto e anche Apple CarPlay grazie a CarPuride 901 Pro. Quanto sono sei felice, gasato, ma infatti. Tantissimo, si vede dalla faccia. Tantissimo. Ve lo mostro, facciamo un rapido unboxing. Abbiamo subito tablet, lo posso chiamare tablet? Il nostro Android Auto. Qui l'aggancio per attaccarlo al vetro. Sulla sinistra abbiamo
ingresso DC 12 volt ma è anche 24 volt, perfetta per il nostro camion, porta USB AV a uscita video, ingresso per una videocamera esterna, micro SD e microfono, qualora volessimo attaccare e collegare il microfono esterno, anche se lui ha già due microfoni integrati e la qualità audio è davvero molto buona. Parte superiore, tasti accensione, lato sinistro non c'è nulla, è pulito. Stessa cosa per la parte inferiore. Perché abbiamo scelto il Carpuride 901 Pro? Questo modello è dual Bluetooth, quindi è perfetto per noi che non abbiamo un impianto audio di serie. Quindi cosa faremo? Il telefono si collegherà via Bluetooth al Carpuride. Il Carpuride, sempre con il Bluetooth, si collegherà anche alla soundbar, in modo tale che abbiamo risolto il problema. Non metteremo nessun cavo jack, il cavo AUX, per collegarci all'audio, non ce n'è bisogno perché lui risolve appunto questo problema. Display da 9 pollici, in dotazione poi abbiamo braccetto a ventosa, tac, per collegarlo qua o per collegarlo qui sopra. Sì, esatto, quello è da vetro, questo è un altro gancio con un biadesivo 3M, questo è per collegarlo qui praticamente, sulla scocca del nostro camion. Alimentazione accendisigari, cavo AUX. E poi c'è anche questo in dotazione. Questo è un controller Bluetooth, si mette sullo sterzo, in questo modo, guardate. In modo che possiamo avere appunto i comandi a portata di mano. Sinceramente ne ho provati altri in passato, non mi hanno mai fatto molto impazzire perché purtroppo si girano. Non lo so, vedremo come andrà questo, ma se inizia a girarsi non lo diventa mai più scomodo. E poi chiaramente il libretto di uso e manutenzione, ma a noi non servono queste cose perché siamo giovani, siamo tecnologici, vero amo? Certo, soprattutto io. Credo che lo installeremo qua, il Carpuride. Console centrale? Sì. Che dici? O sì, forse sì. Conviene metterlo un po' più verso l'autista per vedere meglio le mappe, non lo so, tu che cosa proponiamo? Ma si può poi girare in un secondo momento? Nel senso no? Sì, sì, è perché mi devi complicare la vita. Perché tu mi hai fatto questa domanda, quindi avevo ragione? È molto duro, comunque sì, è regolabile, ma appunto vista la densità, vista la durezza, una volta che tu lo posizioni, poi come fai per girarlo? Cioè, capito? E test! A meno che io non stia sbagliando qualcosa. Ma non credo, alla faccia che prima ho detto, noi siamo tecnologici, siamo bravi. No, non sto sbagliando nulla. È così. È un po' duro, quindi credo che una volta che lo posizioni, qui non stai a girarlo sempre. Mentre questo supporto, quello con la ventosa, che purtroppo io non tanto amo, sì, basta girare qui la ghiera e lo puoi reclinare in modo più semplice rispetto a quello, però preferisco averlo fisso. Infatti qui ci sono anche i buchi per poterlo eventualmente avvitare, anche se non lo farò, utilizzerò il biadesivo. Però ecco, questo è così, si regola il braccio, si mette qui al vetro e poi puoi regolare la testa. Ho dimenticato di dire che qui dietro c'è anche il sensore di luminosità. Praticamente lui, come quello che troviamo a bordo dei telefoni, regola l'intensità, la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale. Quindi quando il sole è molto forte aumenta la luminosità. Bello, mi piace, bella chicca. Mi sarebbe tanto, tanto, tanto piaciuto avere l'impianto elettrico pronto. Cosa farò? Allora, ecco, questa è la presa accendisigari, no? Per l'alimentazione. Credo che appunto taglierò qui questo cavetto e lo renderò fisso, diciamo così, all'interno del nostro camper. Io non amo avere, immaginate, la presa accendisigari qua col cavetto che va fino qua vicino al parabrezza, non mi fa impazzire. Quindi collegheremo l'alimentazione, lo installeremo qui, vabbè adesso c'è la soundbar, al posto della soundbar, e poi il cavo lo porterò direttamente qui sul sottochiave, in modo che quando andrò a girare la chiave, quindi solo quando andrò a girare la chiave, non lo lascerò libero, altrimenti già so che ce lo dimenticheremo acceso e scaricheremo le batterie, lui si alimenterà automaticamente. Chiaramente in vendita poi ci sono anche i cavi DC, già con eventualmente la presa USB o con il cavo, il positivo e il negativo. Vabbè. Insomma, io credo che modificherò direttamente
questo cavo, quindi lo installiamo qui, lo metterò sotto fusibile per stare tranquilli e sereni ed ecco, avrei voluto farlo già ora. Peccato. Però ci tengo già a fare un primissimo test e a vedere come si sente qui con la musica, con la soundbar all'interno di Van Gold. Vai, facciamo questa prova. Quindi, dato che non abbiamo l'alimentazione, anche perché lo sapete, le batterie al nostro camion sono scollegate, ho fatto del mio meglio. Momentaneamente utilizzerò una power station per alimentare sia il carpuride e sia la soundbar. Non c'è corrente, è tutto in sicurezza. Ho il telefono, vediamo se si collega appena lo accendo. Io l'ho già configurato ieri sera, anche il tablet non l'ho testato, quindi è tutto live. Accendiamo prima la corrente continua, vediamo, ecco, si è acceso, ci ha messo veramente pochissimo tempo, vediamo se si collega automaticamente. Io non sto facendo niente, si è collegato, guarda, Bluetooth connesso, figo, eh? La musica è messo pure. È partita anche la musica in automatico, perché dalle impostazioni posso scegliere se quando lo accendo posso far partire la musica o meno. Però questa è una funzione che disattiverò. Guarda, per usare i comandi vocali, tocca il microfono, tieni premuto il pulsante sul volante. Ora ci tolgono i diritti però su YouTube. Togliamo subito la musica. Gli accessori sono un po' cheap. Ci tengo a essere chiaro a dirlo, sono molto 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 plasticosi. Questa è l'interfaccia, ma poi avrò modo di parlarvene meglio, questa è solo un'anteprima. Adesso accendiamo la corrente alternata e proviamo a collegare la soundbar. Amo, questa è per te. Brian, avrai anche il telecomando. Che devo fare? Accendi la soundbar. Accesa, on, Bluetooth. Funziona! Beh, musica! Le batterie Samsung sono un po' scariche, mi stanno facendo impazzire! Che ne pensi dell'impianto audio? Mi piace! Allora ragazzi, guardate. Come ho fatto? Allora, guardate, qui c'è l'icona Bluetooth. Possiamo vedere il nostro telefono collegato e c'è l'icona di Android Auto attiva e anche delle chiamate. Vado su l'icona della casa, trasmissione Bluetooth, perché come vi ho detto è un dual Bluetooth, quindi possiamo scegliere se trasmettere tramite FM ad un eventuale stereo della macchina con radio corporata oppure tramite Bluetooth. E in questo caso, guardate, ci escono tutti i dispositivi, no? A cui possiamo connetterci. Ok, mi sono connesso, vediamo, facciamo partire la musica dal telefono. Possiamo ovviamente anche farla partire dal nostro Android Auto. Ma se non la conosci, immaginate col motore. Pasco, glielo faccio sentire io. Immaginate on the road con questa canzone, con una qualsiasi canzone. Non vediamo l'ora, non vediamo l'ora. Credo sia un difetto di Android Auto, io non l'ho mai utilizzato prima ad oggi. Ma dov'è il controllo del volume? Dov'è? Lo sto cercando, sto smanettando, ma allora, non lo trovo. Allora, io direi, senti a me. Per alzare il volume sto utilizzando il telecomando che vi ho fatto vedere prima. E sentite come pompa! Wow! Tutto alimentato da una mini power station! Stavo dicendo, ho un'idea. Vai, spara! Lo testiamo meglio in vacanza. Domani? Nell'auto. Non l'abbiamo detto, domani partiamo ragazzi. Domani partiamo, ci prendiamo una settimana di vacanza. Relax. E
possiamo testare questo, va bene, allora, questo prodotto. Recensione on the go, iniziamo domani, vi parliamo meglio di questo prodotto, lo vedremo insieme, una recensione live. Adesso andiamo a comprare, adesso andiamo a vedere, poi si compra, eventualmente il si compra, che cosa cimino. Lo vedete? No, non lo vedrete, comunque forse lo capirete dalla prossima clip. Ma che sta succedendo? Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là.